linea del traguardo vicina per Arezzo e Torres, che si affrontano nella Monday Night della 36esima giornata del girone B di Serie C, con l'Arezzo vicino a conquistare aritmeticamente i playoff. Basterebbe una vittoria, così come basterebbero 3 punti alla Torres per essere certa del secondo posto alle spalle del Cesena. Fischia Perri di Roma 1, inizia la partita. Torres subito molto aggressiva, qui Pattarello perde il pallone sulla pressione di Ruocco. Fischnaller, controllo, finta e poi tiro in porta che finisce fuori di poco alla sinistra della porta, difesa da Trombini. Poi Fischnaller per Scotto, si inserisce Zecca che in qualche modo tiene lì il pallone e poi calcia in porta trovando il gol dell'1-0, quinto in campionato per Giacomo Zecca, che monetizza alla grande questo movimento, riesce a rimanere in possesso e poi si gira e fulmina Trombini per l'esultanza anche dei tifosi giunti da Sassari. Risposta dell'Arezzo qui, che però non arriva con il pallone riconquistato in uscita alla fine davanti alla porta. Scotto si fa ipnotizzare da Trombini, che è bravissimo in uscita. Gol sbagliato, gol subito con l'azione in verticale dell'Arezzo, che arriva fino a Coscia che crossa sul secondo palo. Bucci chiude l'azione offensiva con un tap-in facile facile, 12 in campionato per Niccolò Gucci, che fa il gol dell'1-1 al 16esimo e rimette in equilibrio la partita per l'esultanza di uno stadio molto colorato, molto rumoroso. Qui rivediamo l'ottimo movimento ad attaccare la porta di Niccolò Gucci, capocannoniere interno dell'Arezzo, che però sbaglia troppo in uscita e allora la Torres riconquista con Fischnaller, che prova la conclusione da fuori, riesce però solo ad accarezzare l'obiettivo grosso, il centravanti di Bolzano. Poi punizione di Gattini, che calcia bene da una mattonella favorevole ma non riesce a far abbassare abbastanza il destro, che termina alto di pochissimo sopra la traversa. Altra punizione nel secondo tempo per Scotto, che calcia forte. Trombini con i pugni, poi ci prova sulla ribattuta anche Ruocco, che però alza troppo la mira e non inquadra lo specchio della porta. 65 con il calcio d'angolo, lascia lì Gaddini la battuta a Pattarello, la rincorsa del 10, la palla colpita di testa, arriva ancora a Gaddini che controlla con 2 tocchi, tira e spacca la traversa. Grande occasione per l'Arezzo, meglio nel secondo tempo anche per via dell'ingresso di Catanese, che ha dato più equilibrio al centrocampo della formazione amaranto. Qui però Gaddini è sfortunato, poi cross per Zecca che entra ancora in area di rigore, prova a toccare con la punta e a mandare ancora in porta il pallone, ci va solo vicino. Dopo 4 di recupero fischia 3 volte Perri, finisce 1-1 fra Arezzo e Torres, che vanno ancora più vicini all'obiettivo ma non tagliano la linea del traguardo.